Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi analizziamo, secondo il mio parere, i migliori smartphone Android di questo mese per ogni fascia di prezzo. Fanno fede i prezzi di Trovaprezzi. Per la fascia low budget, il miglior smartphone che possiamo scegliere è il Redmi 9C, un dispositivo Android 10 con MIUI 11 equipaggiato con processore a 64 bit MediaTek Helio G35 con 8 core da 2,3 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU PowerVR GE8320, mentre la memoria RAM disponibile è di 2 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di ben 32 GB espandibili con una microSD esterna. Le dimensioni di questo smartphone sono di 164.9x77.07x9 mm, che permettono al display di tipo IPS LCD da 6,53 pollici di esprimersi alla massima risoluzione di 720x1600 pixel. Tripla fotocamera. Camera posteriore in formato 13 più 2 più 2 megapixel con apertura f2.2, f2.4 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 4128x3096 pixel e registrazione Full HD a 30 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore in formato Water Drop Notch, troviamo un sensore da 5 megapixel con apertura f2.2. Stabilizzazione dell'ottica digitale, autofocus, touch focus, flash LED, HDR, geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 4G alle reti GSM in modalità quad band, che ci permette di poter raggiungere picchi di 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi certificata 802.11bgn e Bluetooth 5.0. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore micro USB 2.0. A completare questo dispositivo, abbastanza economico ma interessante, troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, lettore di impronte digitali e radio FM. La batteria ai polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 196 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 99 euro circa. Per la fascia entry-level ho scelto il Redmi 9T, un dispositivo Android 10 con MIUI 12 equipaggiato con processore a 64 bit, Qualcomm Snapdragon 662 con 4 core Creo Gold da 2 GHz e 4 core Creo Silver da 1,8 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 610, mentre la memoria RAM disponibile è di 4 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di ben 128 GB, espandibili con una microSD esterna fino a 512 GB. Le dimensioni di questo smartphone sono di 162.3x77.3x9.6 mm, che permettono al display di tipo IPS LCD da 6,53 pollici Gorilla Glass 3 di esprimersi alla massima risoluzione di 1080x2340 pixel. Quattro fotocamere posteriori in formato 48+8+2+2 megapixel con apertura f1.79, f2.2 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 8000x6000 pixel, registrazione 4K a 30 fps e slow motion a 120 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 8 megapixel con apertura f2.05. Stabilizzazione dell'ottica digitale, autofocus, touch focus, flash dual LED, HDR, geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band e raggiungere picchi di 600 Mbps in download e 150 Mbps in upload. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi certificata 802.11abgnac e Bluetooth 5.0. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 2.0. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio radio FM e lettore di impronte digitali. La batteria ai polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 6000 mAh, portando il peso del dispositivo a 198 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 200 euro circa.
Per la fascia media ho scelto il Realme X50 5G, un dispositivo Android 10 con Realme UI equipaggiato con processore a 64 bit, Qualcomm Snapdragon 765G con un core da 2,4 GHz, un core da 2,2 GHz e 6 core da 1,8 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 620, mentre la memoria RAM disponibile è di 6 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di ben 128 GB non espandibili. Le dimensioni di questo smartphone sono di 163.8x75.8x8.9 mm, che permettono al display di tipo IPS LCD da 6,57 pollici Gorilla Glass 5 di esprimersi alla massima risoluzione di 1080x2400 pixel. Quadrupla fotocamera posteriore in formato 48+8+2+2 megapixel con apertura f1.8, f2.3 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 8000x6000 pixel, registrazione 4K a 30 fps e slow motion a 240 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un doppio sensore da 16 megapixel con apertura f2.2 ed f2.4. Stabilizzazione ottica digitale, autofocus, touch focus, flash LED, HDR, geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi certificata 802.11abgnac e Bluetooth 5.1. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 2.0. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola, lettore di impronte digitali e noise reduction. La batteria ai polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 4200 mAh, portando il peso del dispositivo a 202 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 300 euro circa. Per chi desidera un telefono reattivo e scattante senza puntare ai top di gamma, lo Xiaomi Mi 10T è il prodotto ideale. Esso è un dispositivo Android 10 con MIUI 12, equipaggiato con processore a 64 bit Qualcomm Snapdragon 865 con un core da 2,84 GHz, 3 core da 2,42 GHz e 4 core da 1,8 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 650, mentre la memoria RAM disponibile è di 6 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di ben 128 GB non espandibili. Le dimensioni di questo smartphone sono di 165.1x76.4x9,33 mm, che permettono al display di tipo IPS LCD da 6,67 pollici Gorilla Glass 5 di esprimersi alla massima risoluzione di 1080x2340 pixel. Tripla fotocamera posteriore in formato 64+13+5 megapixel per una risoluzione massima di scatto di 9238x6928 pixel e registrazione 8K a 30 fps e slow motion a 960 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 20 megapixel, stabilizzazione dell'ottica digitale, autofocus, touch focus, zoom ottico, flash LED, HDR, geotagging, face detection e smile detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band, che ci permette di poter raggiungere picchi di 7500 megabit per secondo in download e 3000 megabit per secondo in upload. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 6 certificata 802.11abgnac e Bluetooth 5.1. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 2.0. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola, lettore di impronte digitali, infrarossi, NFC e noise reduction. La batteria ai polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 216 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 400 euro circa. In fascia alta, il miglior smartphone che possiamo scegliere è sicuramente lo Xiaomi Mi 10T Pro, un dispositivo Android 10 con MIUI 12 equipaggiato con processore a 64 bit, Qualcomm Snapdragon 865 con un core da 2,84 GHz, 3 core da 2,42 GHz e 4 core da 1,8 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 650, mentre la memoria RAM disponibile è di 8 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 128 GB non espandibili.
Le dimensioni di questo smartphone sono di 165.1 x 76.4 x 9.33 mm, che permettono al display di tipo IPS LCD Gorilla Glass 5 da 6,67 pollici di esprimersi alla massima risoluzione di 1080 x 2340 pixel. Tripla fotocamera posteriore in formato 108 più 13 più 5 megapixel per una risoluzione massima di scatto di 12.000 x 6.000 pixel e registrazione 4K a 30 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 20 megapixel in grado di registrare in Full HD a 30 fps. Stabilizzazione sia ottica che digitale, autofocus, touch focus, zoom ottico, flash dual LED, HDR, geotagging, face detection e smile detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band, che ci permette di poter raggiungere picchi di 7500 Mbps per secondo in download e 3000 Mbps per secondo in upload. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 6 certificata 802.11bgn-ac-ax e Bluetooth 5.1. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 2.0. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola, lettore di impronte digitali e noise reduction. La batteria e i polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 218 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 500 euro circa. Alzando l'asticella e il budget, troviamo l'Asus Zenfone 7 Pro, un dispositivo Android 10 con Zen UI 7 equipaggiato con processore a 64 bit Qualcomm Snapdragon 865 Plus con un core da 3,1 GHz, 3 core da 2,42 GHz e 4 core da 1,8 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 650, mentre la memoria RAM disponibile è di 8 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 256 GB espandibili con microSD fino a 2 TB. Le dimensioni di questo smartphone sono di 165.08 x 77.28 x 9.6 mm, che permettono al display di tipo AMOLED da 6,67 pollici Gorilla Glass 6 di esprimersi alla massima risoluzione di 1080 x 2400 pixel. Tripla flip camera posteriore in formato 64 più 12 più 8 megapixel con apertura f1.8, f2.2 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 9238 x 6928 pixel, registrazione 8K e slow motion a 480 fps. Stabilizzazione digitale, autofocus, touch focus, zoom ottico 3x, flash dual LED, HDR, geotagging, face detection, stabilizzazione, stereo sound rack e slow motion completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band, che ci permette di poter raggiungere picchi di 7500 Mbps per secondo in download e 3000 Mbps per secondo in upload. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 6 certificata 802.11abgn-ac-ax e Bluetooth 5.1. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 3.1. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola NFC e lettore di impronte digitali. La batteria ai polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 230 grammi circa. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 700 euro circa. Il miglior smartphone top di gamma è il Samsung Galaxy S21 Ultra, un dispositivo Android 11 con Samsung One UI 3.1 equipaggiato con processore a 64 bit Samsung Exynos 2100, con un core da 2,9 GHz, 3 core da 2,8 GHz e 4 core da 2,2 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Mali G78, mentre la memoria RAM disponibile è di 16 GB in formato LPDDR5. Lo spazio di archiviazione interno è di 512 GB non espandibili.
Le dimensioni di questo smartphone sono di 165.1x75.6 per 8.9 mm, che permettono al display di tipo Dynamic AMOLED 2x Gorilla Glass Victus da 6,8 pollici a 120 Hz di esprimersi alla massima risoluzione di 1440x3200 pixel. Quadrupla fotocamera posteriore in formato 108+10+10+12 megapixel con apertura f1.8, f4.9, f2.4 ed f2.2 per una risoluzione massima di scatto di 12.000x9.000 pixel e registrazione 8K a 30 fps e slow motion a 960 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 40 megapixel con apertura f2.2 in grado di registrare in 4K a 60 fps. Stabilizzazione ottica, autofocus, touch focus, zoom ottico 10x, flash LED HDR, dual shot, geotagging, face detection, smile detection e blink detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una nano SIM ed una eSIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band e raggiungere picchi di 7350 megabit per secondo in download e 3670 megabit per secondo in upload. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 6 certificata 802.11bgn/HAX e Bluetooth 5.1. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 3.2. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola, barometro, lettore di impronte digitali e noise reduction. La batteria ai polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 227 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 1300 euro circa. Bene ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro interesse. Se avete dubbi o domande, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Io vi saluto, alla prossima!